Da sempre il controllo delle grandi vie di comunicazione e la disponibilità di un'adeguata rete di comunicazione è fonte di ricchezza e di potere. Ebbene, in questa ottica, qual è la situazione attuale e soprattutto quali sono le prospettive future? Una prima constatazione è che la comparsa del mezzo aereo e le nuove vie dei cieli hanno mutato, ma non rivoluzionato, lo scenario. In termini di valore, un terzo delle merci scambiate a livello globale viene oggi trasportato per via aerea, ma in termini di tonnellate, il trasporto marittimo e quello terrestre sono ancora largamente dominanti. Una seconda constatazione è che il trasporto per rotaia, che alcuni qualche decennio fa giudicavano più del secolo passato che di quello futuro, vive invece una seconda giovinezza grazie all'alta velocità. E coi treni a lievitazione magnetica promette di fare concorrenza per velocità anche al traffico aereo. Una terza constatazione è che nella programmazione delle grandi linee di comunicazione planetaria del futuro, i paesi BRICS, in particolare la Russia e la Cina, si stanno dimostrando più dinamici dell'Occidente. Gli Stati Uniti, infatti, per modernità di logistica e di infrastrutture in generale, brillano sempre meno. L'Europa da 20 anni ha disegnato una rete ambiziosa di 10 corridoi pan-europei di comunicazione intermodale, strade, ferrovie, porti. Ma essi in larga parte sono ancora sulla carta e il progetto ha già subito alcuni ridimensionamenti. Ma veniamo ai BRICS. Una società cinese, la HKND, ha ottenuto dal Nicaragua la concessione per costruire e gestire un nuovo canale lungo 278 km, che collegherà l'Atlantico al Pacifico. Il progetto è già partito. È iniziato il censimento dei terreni che verranno attraversati dalla nuova grande via d'acqua. I lavori dovrebbero iniziare già alla fine di quest'anno. Probabilmente anche la Russia parteciperà in qualche modo all'iniziativa. Dunque, sul piano del controllo del traffico navale tra l'Oceano Atlantico e il Pacifico, il confronto fra Stati Uniti da un lato e Cina e Russia dall'altro è già iniziato. Gli Stati Uniti costruiscono il canale di Panama esattamente un secolo fa e solo nel 2000 hanno restituito allo Stato di Panama la sovranità formale su di esso e sulla fascia di territorio limitrofa. Nel 2007 sono iniziati i lavori per un suo ampliamento. Dovevano concludersi quest'anno, ma il termine è stato già prorogato all'anno prossimo. Ora l'avvio della costruzione di un altro canale più a nord, gestito da una società cinese, guasterà la festa per l'ampliamento concluso. Gli esperti affermano che con la ripresa dei traffici marittimi ci sarà lavoro per ambedue i canali, ma non è questo il punto. Il fatto è che non saranno più solo gli Stati Uniti, per interposto Stato di Panama, ad avere il controllo della comunicazione tra Atlantico e Pacifico. Anche l'Egitto, che comincia a pendere verso i BRICS, ha deciso di raddoppiare il canale di Suez, ma diffida dei capitali stranieri. È stato scottato già una volta, quando a causa del debito pubblico reso insostenibile, il governo egiziano dovette vendere il 44% della società del canale agli inglesi, che poi nel 1882 occuparono militarmente l'Egitto. E solo dopo la nazionalizzazione annunciata nel 1956 dal presidente Nasser, il canale tornò sotto la sovranità egiziana. Questa volta il presidente egiziano Al-Sisi fa appello perciò direttamente agli egiziani, con un appello patriottico per mobilitare nella costruzione del nuovo canale tutto il potenziale di risparmio dei cittadini egiziani, compresi quelli che lavorano all'estero. La Russia a sua volta ha elaborato un progetto grandioso che punta sulle ferrovie, ma non solo su di esse. A una nuova transiberiana con treni moderni e veloci si affiancherebbe infatti un corridoio stradali, oleodotti e gasdotti, acquedotti e nuove città e centri industriali di alta tecnologia. Un corridoio di sviluppo dunque sull'asse di una linea di comunicazione moderna che collegherebbe la Cina e il resto dell'Asia all'Europa e di cui la Russia sarebbe l'indispensabile nodo. Poi c'è il progetto di un ponte sullo stretto di Bering che collegherebbe l'estrema Russia nord-orientale con l'Alaska. È un sogno che risale al tempo degli zar. Visti gli attuali rapporti con gli Stati Uniti, il sogno sembra destinato a rimanere tale. Ma prima o poi la spinta della convenienza economica e il progresso tecnologico lo renderanno realtà. A
A quel punto uomini e merci potranno viaggiare su treni ad altissima velocità, dall'Europa attraverso l'Asia fino al continente americano. E veniamo così all'ultimo aspetto, quello dei treni superveloci a lievitazione magnetica. Anche in questo campo i BRICS sembrano all'avanguardia. In Cina, infatti, un treno Maglev a lievitazione magnetica è in esercizio da 10 anni tra Shanghai e l'aeroporto. Ora la stessa tecnologia di origine tedesca e giapponese verrà utilizzata per le metropolitane. Ma l'Università di Yotong sta sviluppando un Maglev a tecnologia cinese. I treni a lievitazione magnetica per le metropolitane sono molto più silenziosi e soprattutto avrebbero costi pari a un terzo di quelli delle metropolitane tradizionali. Anche l'India sta progettando la prima tratta di ferrovia con treni a lievitazione magnetica. Il governo indiano sta esaminando le possibilità di finanziamenti a costi ridotti e probabilmente farà ricorso alla nuova banca di sviluppo dei BRICS. Anche dall'Iran, infine, è giunta notizia della progettazione e costruzione di un treno Maglev con tecnologia tutta iraniana, capace di viaggiare a 500 km orari. E l'Italia? Di grandi progetti l'Italia ne ha sfornato più di uno, dal ponte sullo stretto di Messina che avrebbe reso la Sicilia continentale, al tunnel per treni merci senza conducente, dalla Sicilia al Nord Africa, alla linea fluviale e di canali di navigazione, progettata anni fa dall'IRI, che in Africa collegherebbe l'Atlantico all'Oceano Indiano. I progetti ci sarebbero, sono i mezzi finanziari che mancano. Di positivo c'è l'alta velocità realizzata da Milano a Napoli, ma la fotografia dell'Italia d'oggi è piuttosto quella dei ragazzi col volto coperto che tirano pietre in Valsusa contro il cantiere per l'alta velocità, che dovrebbe allacciare Lione con Torino. Se volete approfondire i nostri argomenti, potete seguirci su www.lafinanzasulweb.it e se volete commentarci, potete scrivere su Twitter hashtag WebMind. Il tuo dentista di fiducia.